Stato Quotidiano Foggia, aeroporto Gino Lisa, siamo qui con il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice. Signor sindaco, Foggia riparte finalmente con un suo aeroporto, con dei voli che potranno portare una rinascita turistica non solo per il territorio foggiano in generale, ma anche per Manfredonia. Sì, certamente quel collegamento in più che serve per migliorare e rendere attrattiva tutte le nostre città, il nostro territorio. Ecco perché veramente oggi è una giornata bella, una giornata speciale. Si chiude un capitolo che è stato per vari modi anche avuto delle criticità, però oggi si è alla fine. Ecco, noi ci auspichiamo veramente che con la partenza e l'arrivo dei voli qui a Foggia ne possa beneficiare tutta la capitanata, soprattutto ripartendo da Manfredonia, come distante 37 km, comprendete bene che questa è una grande opportunità sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista commerciale. Ecco, va nella direzione di collegare le nostre città con tutti i modi possibili e nei tempi più veloci. Quali sono i sostegni che si aspetta dalla Regione Puglia anche per la promozione turistica del territorio? Ma la promozione turistica è la stessa promozione che viene fatta per il Salento, per il Varese. Noi siamo la parte nord della Puglia, ma siamo anche una parte nord che è attrattiva dal punto di vista del turismo, dal punto di vista commerciale, perché ci sono anche aziende importanti sul nostro territorio. Penso che, diciamo, come un buon padre di famiglia, la Regione Puglia deve tenere tutti a sistema e in equilibrio, dando a ciascun territorio, diciamo, il massimo che può fare. Cosa si aspetta dall'estate sipontina? Ma noi stiamo programmando un'estate di eventi di ripartenza, soprattutto sarà un'estate di prova, perché veniamo dal lockdown, da questo periodo della guerra, da una situazione strana, perché sapete, oggi sarò anche alla protesta dei pescatori lì a Bari, ci sono delle attività che stanno soffrendo per quelli che sono l'aumento dei costi, però non bisogna fermarsi, bisogna programmare anche quelle che sono le attività di Manfredonia. Ci saranno un cartellone estivo che rivedrà la ripartenza del carnevale nelle forme più soft, perché poi ci prepareremo a quella che è la manifestazione del 2023, ma la ripartenza ci deve essere e ci sarà. Grazie signor sindaco.